Il segmento C si prepara a ricevere un'altra star che sarà in grado di mandare in visibilio il pubblico internazionale. Si tratta di Volvo V40, la nuova due volumi a cinque porte della casa automobilistica di origine svedese. Una vettura di grande fascino che sfodera le sue armi migliori nel rispetto ambientale, nella tecnologia e nella sicurezza a bordo. L'abbiamo testata in anteprima per voi nell'incantevole scenario della Valpolicella, nella provincia di Verona. La novità dell'estate 2012 della casa automobilistica Volvo si chiama V40. Una vettura compatta con tutte le carte in regola per diventare la best in class della famiglia. Forse non avrà i capelli biondi come le ragazze svedesi, ma di sicuro ha lo stesso fascino nord-europeo. Dal punto di vista stilistico, infatti, i tratti somatici tipici del marchio, come il cofano a forma di V, sono stati enfatizzati da linee tese che solcano la carrozzeria e dal disegno della fanaleria anteriore che si allunga verso l'alto. Al contempo, i gruppi ottici posteriori che seguono la curvatura della linea di cintura regalano alla nuova Volvo un attraente lato B. Una vettura dalla personalità molto decisa, linee molto pulite ma allo stesso tempo molto forti, la combinazione di tre linee particolarmente di fiancata che danno un grande dinamismo anche statico alla vettura, le forme compatte della carrozzeria ovviamente aiutano questo genere di, diciamo così, di package che è allo stesso tempo molto funzionale, molto efficiente ma anche molto espressivo. La V40 è un concentrato di tecnologia e sicurezza. Dotata dei più avanzati sistemi di salvaguardia degli automobilisti e anche dei pedoni, Volvo introduce in anteprima mondiale l'innovativo Pedestrian Airbag Technology, un vero e proprio airbag studiato per proteggere i passanti da possibili urti con la vettura. Attraverso sensori collocati nel paraurti anteriore, il veicolo rileva la collisione e attiva un airbag posizionato sotto il cofano, che una volta gonfiato è in grado di ricoprire il cofano stesso più un terzo circa dell'area del parabrezza. Adatta anche ad un pubblico femminile, grazie alla cura dei dettagli dell'ambiente interno e alla facilità di guida, la neonata compatta svedese si rivela anche particolarmente ecologica. Disponibile con un'ampia gamma di motorizzazioni benzina e diesel, raggiunge i vertici della categoria in fatto di emissioni inquinanti. La versione a gasolio D2, con cilindrata 1.6 da 115 cavalli, ha livelli di anidride carbonica pari a 94 grammi al chilometro. In arrivo a settembre, la V40 saprà ingolosire parecchia gente, soprattutto grazie a un prezzo base tutt'altro che irraggiungibile di 24.450 euro. Il prezzo è interessante soprattutto perché nella strategia di Volvo degli ultimi anni è un prezzo che viene associato a una vettura sufficientemente, anzi già molto equipaggiata, cosa che non sempre si trova negli altri brand, soprattutto nei brand premium, dove magari per arrivare a un equipaggiamento comparabile a quello di Volvo comunque bisogna aggiungere qualche euro in più. The rumble strip clack, the rattling frame.